Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Fra pochi minuti, in realtà mezz'ora, devo consegnare di nuovo a Honda questa Honda Transalp 750 che ho guidato per 3 giorni e 900 km e queste sono le mie impressioni. Per prima cosa parliamo dell'estetica. Io quando l'ho vista a EICMA, sono assolutamente sincero, non mi è piaciuta assolutamente. Come molti l'ho criticata per il suo aspetto estetico, perché questo faretto qua davanti, come a tanti, non piaceva. Poi ho sentito le persone che erano a EICMA che dicevano bisogna vederla al vivo. Effettivamente dal vivo è più carino. Non dico che sia spettacolare come il frontale dell'Africa Twin Adventure 2022, che proprio con gli occhi arrabbiati, quello mi piace tantissimo. Questo non è altrettanto aggressivo, ma non è brutto dal vero, devo dire. Poi ci sono dei particolari carini, per esempio vi faccio vedere qua, c'è il logo Transalp, quello storico con le montagne. Sono dei dettaglini carini, anche qua c'è il loghetto Transalp sopra il 750. Quindi esteticamente, anche se la guardi da qui, è particolare, cioè non è una brutta linea, assolutamente non c'ha niente di brutto. Devo dire che da dietro è anche molto particolare, come si vede dietro il frontale. Poi ha questa caratteristica, quando accendiamo il quadro così, è così che si vede, parte la scritta Transalp e qua hai tutti i parametri, naturalmente hai vari modi, questo è stato detto più volte: rain, gravel, user, sport. Sport è più aggressiva. Ci sono le freccine qui davanti illuminate, naturalmente, per la massima visibilità. E come va? Come va? Beh, a me la cosa che ha stupito tantissimo appena ci sono salito sopra, perché comunque venendo dal mio Transalp 650 che pesa uguale, e dall'Africa Twin Adventure Sport che avevo provato, trovate il video nel canale, a dicembre, che per spostarla comunque è impegnativo, è molto grande, mastodontica, questa è agevolissima. Non riesco a capire come abbiano fatto con il bilanciamento dei pesi, ma si muove veramente in maniera estremamente agevole nelle manovre da fermo, ma anche per i cambi di direzione, veramente veramente comoda. Questo va tutto ad beneficiare del suo comportamento poi in off-road, perché la manovrabilità in off-road è fondamentale. Quindi secondo me è stata assolutamente rispettata l'anima Transalp, cioè la sua versatilità. È quello che dicevano tutti anche quando c'era il primo Transalp. Transalp non è che fa bene una cosa in particolare, fa un po' tutto, e quando fai un po' tutto non c'è un punto in cui eccelli. Però questa è una moto in cui tu puoi metterci le valigie laterali, puoi far salire un passeggero, perché comunque ha 90 cavalli, ha potenza ragazzi, non è che non ha potenza, e ci puoi girare il mondo. Ci vuoi far fuori strada, ci metti le gomme tassellate e ci fai fuori strada. Naturalmente ti devi dotare qui di un paracoppa, perché abbiamo fatto un pezzettino di 2 km di sterrato e qualche sassetto sotto l'ho sentito che è arrivato, quindi se fosse stato scoperto con i collettori come la versione street, praticamente sicuramente avrebbe preso qualche colpo, quindi quello ci vuole. Ma è di una versatilità incredibile, secondo me più versatile dell'Africa Twin, perché c'è potenza e appunto maneggevolezza, quindi non posso che parlarne bene. Discorso a vantaggio invece per le ragazze è più bassa, per esempio, del tenere la sella, quindi molte persone, anche uomini che non sono altissimi, toccano bene a terra, e questo è fondamentale. Quello che è stato criticato tantissimo è lo scarico. Ah, brutto lo scarico basso. A me, ti devo dire la verità, non dispiace, non lo trovo uno scarico particolarmente brutto. Ci saranno sicuramente scarichi migliori. Poi per la funzionalità, quanta gente guada i fiumi? Poi se proprio devi guadare un fiume, cambi lo scarico. Ecco, questo è il mio discorso. Cosa manca fondamentalmente? Quanti dicono il cruise control? Ok, però non è una moto pensata e concepita per fare distanze intercontinentali come un GS, non è un mostro d'autostrada, ci fai tranquillamente l'autostrada, però io non lo trovo una cosa fondamentale il cruise control. Quello che mi è mancato molto in questo evento è la mancanza della presa USB di default, perché comunque navigando, seguendo la traccia GPX, il cellulare si scarica in 1-2 ore massimo, quindi se avesse avuto sempre il cellulare in carica è fondamentale. Quello è proprio una cosa che secondo me, se la compro, è la prima cosa che faccio montare. Un'altra cosa che mi è mancata a me personalmente, perché piace avere sotto controllo la temperatura esterna, qui c'è la temperatura, ma è la temperatura del motore, del liquido di raffreddamento, non c'è il sensore di temperatura esterna. Questa è una cosa che a me piace avere sulla moto, ecco.
Poi, per quanto parliamo delle gomme, questa è a camera d'aria, anche quello criticatissimo. Nel 2023 ci vogliono le gomme tubeless. Sono d'accordo, le gomme tubeless sono assolutamente più sicure su strada. Però, ragazzi, qua si tratta di un discorso di sicuramente mantenimento dei costi bassi, perché comunque il cerchio tubeless costa di più e quindi avrebbe fatto lievitare il prezzo della moto. Per quanto riguarda il motore, invece, io, va bene, non è che guido moto racing, vengo da un CBR, da dei mostri tipo KTM 1290, quindi prendete le mie parole cum grano salis, quindi da uno che ha guidato l'Africa Twin, il Transalp 650 e altre 2-3 moto non di potenze mostruose, però è quello della Hornet e ha un'accelerazione secondo me fantastica, dei fan sorpasso, è molto pronto. Io l'ho utilizzata nel 90% del tempo con la mappa sport e mi piace, perché a me piace così, mi è piaciuta scattante. Poi chiaramente quando magari ero nel traffico cittadino sono passato alla quella standard, che è questa qui, cambiano chiaramente i valori, però ecco, sui tornanti dell'Appennino Toscano-Emiliano ho messo sempre sport e mi è piaciuto moltissimo. Per quanto riguarda invece i consumi sul misto, quindi tornanti, acceleri, non l'ho risparmiata, siamo sui 19,5-20 al litro, quindi ottimo secondo me. Per quanto riguarda ancora la potenza, sapete già il rapporto peso-potenza dell'Africa Twin, quindi non è assolutamente una moto poco potente. Cos'altro dirvi? Non credo che ci sia altro di dettagli, è una recensione anche abbastanza spuria, se vogliamo. Per mille altri dettagli sapete che manca qua il pomello del precarico, le robe varie. A me non me ne frega assolutamente niente, cioè queste cose qua non le ho notate. Per quello che mi è servito a me, questi 900 km e per il viaggio duro e puro, cioè tu utilizzi la moto per viaggiare, non sei un amante di ogni dettaglio minuscolo delle moto, questa qua è veramente fantastica. Quindi questo è quello che ne penso, ragazzi, mi è piaciuta veramente veramente tanto. Bene, spero che questa recensione, se hai in mente di prendere il Transalp, ti sia servita a chiarire le idee. Come ripeto, non sono un esperto, se volete recensioni più esperte, in che lega è fatto il telaio, quanti bulloni, ci sono mille altri video su YouTube, sapete bene che io non me ne occupo. E noi ci vediamo alla prossima, come sempre, ciao.